La creatività, la fantasia, soprattutto l'impegno di tre ragazzini napoletani li hanno portati a una geniale invenzione. Questa strana lattina di plastica che offre alle mani pesa meno di 250 grammi e quando da prototipo diventerà realtà volerà sulla Luna. Per ora Radio Shield è solo un prototipo, ma potrebbe aiutare l'uomo a colonizzare la Luna e Marte facendo da schermo alle radiazioni attraverso microorganismi chiamati cianobatteri. La geniale intuizione non è venuta a qualche scienziato di fama internazionale, ma a lui, Mattia, 16 anni, liceale napoletano. Ironia del destino, di cognome fa Barbarossa come il pirata ottomano, ma lui è cresciuto con Star Trek. Lo incontriamo con Dario e Altea, con cui ha creato il team Space for Life, alla Città della Scienza, che ha appena riconsegnato a Napoli questo meraviglioso planetario. Se questi cianobatteri dimostrano uno schermamento, allora potremmo pensare di rivestire un veicolo spaziale con uno scudo fatto di questo materiale. Piccolissimi, verdi. E possono essere anche mangiati, sono integratori. Fanno 56 anni in tre e la scorsa estate niente vacanze. Si vedevano su Skype, lavoravano notte e giorno al progetto e hanno vinto il concorso della Team Indus, la compagnia spaziale indiana che li ha scelti fra 3.000 partecipanti da tutto il mondo. La sonda, che partirà il 28 dicembre, porterà con sé Radio Shield. Campani orgogliosi introducevano la presentazione così. Hello guys. Non credevano nemmeno di poter arrivare fra i finalisti, non avevano neppure uno sponsor, ma oggi di ritorno dall'India un sogno partito da lontano è più vicino. Quando avevo 3 anni io avevo un nonno, Alberto, che mi portava a visitare i planetari, anche la Città della Scienza. Da lì è nato il mio sogno di diventare astronauta, che è tuttora ancora vivo. Siamo tre ragazzi semplicissimi che hanno fatto molti sacrifici, vogliamo solo far vedere l'Italia per quello che è. Ma almeno in India vi siete divertiti anche un po', non c'era spazio neanche per quello? No, c'è stato spazio per il divertimento, solo il cibo era troppo piccante.